Buonasera e benvenuti a quest'ultimo appuntamento del ciclo autunnale di Super Quark. Infatti le due prossime settimane il nostro programma non andrà in onda, andranno in onda altri programmi e noi riprenderemo il 9 gennaio però con le 8 puntate del Viaggio nel Cosmo. Super Quark comunque ritornerà poi subito dopo ai primi di marzo per un nuovo ciclo. Ecco intanto il sommario di questa sera. Cominceremo con un documentario naturalistico molto insolito, dedicato a un animale che solitamente rimane un po' in secondo piano nei filmati naturalistici, e cioè il facocero. Un animale, comunque lo vedrete, pieno di risorse e di sorprese. Andremo poi in Svezia per ammirare uno straordinario galeone, il Vasa, la nave ammiraglia della flotta svedese affondata nel 600 e ora completamente restaurata con tutti gli oggetti trovati a bordo, mobili, vestiti, cappelli e mille altre testimonianze della vita quotidiana. A che velocità può arrivare una bicicletta? E con i nuovi materiali superleggeri, soprattutto studiando le linee di resistenza dell'aria, tecnici e campioni stanno preparando una nuova generazione di biciclette super veloci. Per la scienza in cucina di cosa potevamo parlare questa sera? Naturalmente del panettone. Vedremo come si fa per farlo lievitare. Nei cibi che mangiate c'è abbastanza iodio? Il sale iodato può risolvere in modo molto semplice la carenza di iodio, un disturbo che è assai diffuso, e prevenire così possibili danni. Vedremo poi come una grande competizione sia in corso nello spazio, dove l'Europa ha conquistato un primato tecnologico per quanto riguarda la messa in orbita di satelliti, al punto che americani e russi stanno stringendo alleanze per farvi fronte. Un microfono ormai è un oggetto di uso corrente e quasi dimentichiamo che è un piccolo prodigio tecnologico. Cosa c'è dentro esattamente? Vedremo come nasce oggi un microfono. Dentro la testa ognuno di noi ha, per così dire, due cervelli, così come ha due polmoni o due reni. I due emisferi cerebrali sono uniti tra loro un po' come due fratelli siamesi, ma a volte vengono separati e succedono cose molto strane. Per la rubrica della sessualità, infine, vedremo come la biologia, ma anche la psicologia, agiscono nelle differenze tra maschio e femmina. Cominciamo però con un argomento di attualità. Ricorderete forse l'esplosione dell'aereo della TVA avvenuto poco dopo il decollo da New York, nei pressi di Long Island, un anno e mezzo fa. All'epoca si parlò di bombe a bordo, di terrorismo, ma anche di un possibile incidente tecnico. Nei giorni scorsi la commissione d'indagine ha presentato i risultati di uno studio molto approfondito, durato appunto un anno e mezzo, che spiega come potrebbe essere avvenuta l'esplosione per una serie di sorprendenti concause. Un rapporto che apre ora tutto un nuovo campo per il miglioramento della sicurezza aerea. Vediamo questo servizio di Gabriella Lasagni. Il 17 luglio 1966 un aereo in partenza da New York per Parigi esplode poco dopo il decollo. Nella catastrofe muoiono 230 persone, 11 sono gli italiani. Dopo 16 mesi di indagini viene scartata l'ipotesi di un attentato terroristico con una bomba a bordo o con un missile. L'FBI, per parte sua, ha ora chiuso l'inchiesta. Quale allora la causa? L'Ente Nazionale per la Sicurezza dei Trasporti, NTSB, ha avanzato l'ipotesi dello scoppio del serbatoio centrale. Dopo 3 ore di attesa sulla pista, con i generatori ausiliari accesi, la temperatura del serbatoio, ormai saturo di gas, era altissima ed è bastata una scintilla per provocare la tragedia. Vediamo qui la ricostruzione del serbatoio centrale, fatta in base ai resti recuperati dell'aereo. L'investigatore Bob Swaim ha delineato alcune possibili cause dell'esplosione. Questo è il modello in scala 1 a 4 del serbatoio centrale del Boeing 747. Non è completo in termini di struttura e componenti, ma contiene i volumi, le divisioni e interconnessioni necessarie per simulare la combustione nell'esperimento.
In sintesi, la causa dell'esplosione è riconducibile ad una scarica elettrica di natura ancora ignota all'interno del serbatoio surriscaldato. Vediamone la drammatica ricostruzione. Le indagini sono costate l'equivalente di 50 miliardi di lire. Ecco la ricostruzione della traiettoria del Boeing. Su 50 milioni di ore di volo e 12 milioni di decolli e atterraggi non si era mai verificato un incidente catastrofico di questo tipo. L'inchiesta per ora non ha accertato le cause precise del disastro, ma l'enorme quantità di dati raccolti in questa indagine servirà a ripensare alla progettazione dei serbatoi e dei sistemi di alimentazione dei velivoli, e tutte le compagnie di linea saranno chiamate a dare il loro contributo ideativo. Anche se la causa ultima dell'incidente non dovesse essere scoperta, le ricerche serviranno ad aumentare i dispositivi di sicurezza di tutti i voli. Bene, veniamo ora al nostro documentario naturalistico dedicato stasera a un animale di rara bruttezza. Un'enorme testa su un piccolo corpo, gambe corte, un'andatura ridicola con la coda dritta come l'antenna di una radio e due zanne ricurve che escono da una bocca da cinghiale. È il facocero, un animale che in un concorso di bellezza risulterebbe certamente ultimo, ma che riesce a cavarsela egregiamente nelle savane e nelle boscaglie africane, pur vivendo e scorrazzando con il suo codazzo di piccoli dei territori dei grandi predatori. La sua arma segreta sono le tane in cui sa ripararsi rapidamente, tane che però a volte possono trasformarsi in trappole mortali quando un predatore accannito lo aspetta nei pressi dell'unica uscita. Un documentario molto insolito, ma molto interessante, dedicato a un animale che di solito è soltanto una comparsa e che qui ritrova la dignità di protagonista, mostrando tutte le sue qualità nascoste. Vediamo. All'interno di una fessura nella roccia si accalcano l'uno contro l'altro dei facoceri appena nati. Hanno solo due giorni di vita e hanno bisogno del calore che emanano i loro corpi. Se non fossero al riparo, morirebbero. La mamma li ha lasciati per un'ora per andare in cerca di cibo. I facoceri differiscono dagli altri animali dotati di zoccoli o ungulati perché fanno molti più figli, ma più piccoli e poco autonomi. Questa cucciolata consiste di 5 piccoli e, dato che la loro mamma è molto giovane, sono tutti sottopeso e deboli. Uno di loro, il più piccolo della cucciolata, malapena riesce a stare in piedi.
Facendo un ultimo sforzo si arrampica nella caverna dove i suoi fratelli e sorelle stanno già mangiando. Ha un problema. I facoceri hanno soltanto 4 mammelle e nonostante i fratelli non siano campioni di forza, l'ultimo nato non ha nessuna speranza di toglierli di mezzo. Quando tutti gli altri si sono saziati, lui succhia per sopravvivere cercando di spremere la mammella fino all'ultima goccia. Ormai non c'è quasi più niente. Non ha buone prospettive. Man mano che i fratelli si irrobustiscono, lui si indebolisce. La giovane femmina ha stabilito la sua casa in una tana abbandonata su una scarpata rocciosa sotto alcuni cespugli. Non esattamente il posto ideale per un facocero, ma nemmeno troppo diverso da quello dei suoi lontani antenati. Anche la mamma ha un problema. Dovrebbe rimanere accanto ai piccoli per tenerli caldi, ma allo stesso tempo deve nutrirsi abbondantemente per continuare a produrre latte. Ha sempre fame. Non può lasciare i piccoli soli per molto tempo, ma comunque non andranno via. Alla loro età non amano stare al sole. Qui è facile trovare il cibo, ma la femmina non ha scelto di stabilirvisi. Il fatto è che quando sono nati i piccoli non c'era nessuna tana libera nell'aperta prateria. La maggior parte delle tane era già stata occupata da animali più forti. È la fine di settembre, la stagione secca. Alcune mamme hanno piccoli di parecchie settimane e si possono già muovere. Ormai rientrano nella tana solo all'imbrunire. Tra l'erba alta e secca ci sono piccole chiazze di un verde invitante, cibo ideale per una mamma in allattamento. Dove l'erba è stata bruciata crescono nuovi germogli che creano un mosaico color verde e oro. La maggior parte degli erbivori preferisce l'erba bassa. Questa femmina ha trovato una tana in una zona bruciata e arida e quindi poco frequentata. Ha 2 anni, è ancora molto giovane. Ha avuto i cuccioli una settimana fa. Il primo saluto dei facoceri viene fatto strofinandosi il naso l'uno contro l'altro. Imparano a conoscere il mondo attraverso l'olfatto, vestigia della loro vita ancestrale nella foresta. Dopo 3 ore trascorse senza la mamma, i piccoli hanno solo una cosa in mente, mangiare. Allatta i piccoli stando in piedi fuori dalla tana, se si stendesse sarebbe troppo vulnerabile. Sta in guardia per eventuali pericoli. Questa è la prima volta che li porta all'aperto. Stanno già tentando di assaggiare l'erba appetitosa, ma per le prossime 3 settimane la loro principale fonte di nutrimento sarà la madre. Dopo il buio dei loro primi giorni di vita, questa campagna luminosa e aperta è piena di sorprese. I facoceri hanno un complesso sistema ghiandolare che secerne sostanze odorose. La femmina cosparge una pietra con una secrezione prodotta dalle ghiandole labiali prima di strofinarvisi contro e impregnare tutto il corpo di quell'odore.
I piccoli facoceri stanno imparando a conoscere i vicini sul prato. La maggior parte di loro è innocua. Di tanto in tanto, in presenza di un pericolo, tutte le madri allarmate si preoccupano per i loro piccoli così vulnerabili. Tutti i rapaci rappresentano un pericolo per gli uccelli nati da poco, ma un'aquila riesce a prendere anche un facocero appena nato. Verso la fine della stagione secca si hanno violenti temporali. Stasera la pioggia è molto fitta e dopo settimane di siccità il terreno si allaga in pochi minuti. Alcune tane diventano decisamente scomode. I piccoli perdono calore velocemente e tane piene di fango e di acqua possono diventare causa di morte. Non c'è alternativa. Li aspetta una notte lunga, fredda e fangosa, e il livello dell'acqua sta crescendo. Per i facoceri adulti, una tana umida è molto sgradevole, ma possono sopportare tale scomodità per un paio di notti. Al mattino escono subito per riscaldarsi al sole. La maggior parte degli animali della savana ben presto dimentica il temporale. Ma per alcuni dei facoceri è stato un disastro. La loro tana contiene solo animali morti immersi nel fango. Questa madre ha perso l'intera cucciolata in quell'unico temporale. Ha scelto la tana sbagliata, le due aperture hanno lasciato passare troppa acqua. I facoceri spesso sono costretti a trascorrere la notte in tane scomode perché non se le costruiscono. In genere occupano buche scavate dagli oritteropi. Nonostante abbondino, la scelta è limitata dalla grande competizione. E le iene sono molto competitive. Anche se i loro piccoli hanno il pelo folto, stanno meglio al riparo di una tana calda. Affamati e impazienti, i cuccioli che stanno crescendo aspettano vicino alla tana che un adulto porti loro da mangiare. Anche lo sciacallo tiene i piccoli al caldo e al sicuro nella tana. I predatori hanno gli stessi problemi dei facoceri per quanto riguarda le condizioni meteorologiche e per questa ragione le tane asciutte e sicure sono ricercatissime. Gli otoccioni si sono scelti una tana nascosta tra i cespugli.
I piccoli si esercitano prendendo le formiche che camminano lì attorno e che presto diventeranno un elemento importante nella loro dieta. La madre li sorveglia attentamente. I suoi cuccioli, innocenti e dal pelo vaporoso, sono molto vulnerabili. Il protele, nonostante il nome fiero, non è molto aggressivo. È un altro mangiatore notturno di termiti. Ha denti minuscoli e conduce un'esistenza timida e riservata tra l'erba. Come le volpi, anch'esso è praticamente indifeso e ha bisogno di buchi per nascondersi. Pur essendoci 50 buchi per chilometro quadrato, la maggioranza dei quali sembra vuota, tutti quelli buoni sono occupati. I giovani facoceri devono conoscerne il più possibile, così sanno dove trovare rifugio quando ne hanno bisogno. Un altro passatempo preferito è quello di esplorare quei buchi del terreno che sembrano interessanti. Ogni sera il gioco si fa serio. Non avendo una dimora fissa, i facoceri devono cercarne una ogni sera. Queste due femmine devono mettere i loro piccoli al caldo in una tana e non vogliono perdere troppo tempo a cercarne una tra l'erba alta. Hanno scelto questa, anche se è circondata dalle iene. I facoceri possono venire assediati, ma le iene non osano attaccarli. Si sa che in questa zona hanno attaccato i bufali, ma i facoceri, con le loro zanne taglienti come rasoi, sono un'altra cosa. Anzi, le iene sono nervose perché sanno che uno dei loro piccoli è ancora nella tana. A questo punto sulla scena ci sono 10 iene adulte abbastanza nervose, ma i facoceri si ritirano in casa con calma, piuttosto soddisfatti del loro alloggio per una notte. La dipendenza dei facoceri dalle tane li rende vulnerabili, perché facilmente possono cadere vittime di un agguato. I maschi sono solitari e nella maggior parte dei casi non devono cercare una tana, come nel caso delle mamme con i piccoli, ma anche loro amano avere le proprie comodità. Quando la pioggia diminuirà, uno o due facoceri lasceranno la tana perché l'interno è troppo bagnato. I leoni sembrano saperlo e sembrano stare allerta. Ma questa tana offre una sistemazione ottima. Una volta che l'acqua verrà assorbita dalla sabbia, sarà molto comoda per la notte. I leoni dovranno aspettare molto. Alla sera il cielo si schiarisce di nuovo. Una femmina non è riuscita a trovare un rifugio per la notte. Il suo problema è che dopo la pioggia la maggior parte delle tane è occupata. Dovrà cercare altrove e i leoni l'aspettano. Thank you.
leoni sono affamati. Le mandrie sono migrate da molto tempo e sono rimaste poche prede. Nonostante i giovani facoceri rappresentino per i leoni solo uno spuntino, in questo periodo dell'anno costituiscono una fonte importante di sostentamento. Ora ogni sera scoppia un temporale. Il cattivo tempo e i predatori hanno riscosso il loro pedaggio. Molte femmine sono rimaste senza cuccioli. Di conseguenza c'è meno bisogno di trovare tane, anche se un luogo dove ripararsi dalla pioggia è sempre richiesto. Questa femmina ha bisogno di trovare un riparo urgentemente, sta per arrivare un acquazzone. Questa sembra una buona tana. Guardandosi attorno con circospezione, entra camminando all'indietro. Comunque, i facoceri che abitano già lì non amano ricevere i nuovi venuti. A dicembre, l'erba è alta quasi un metro. Solo poche piccole isole emergono sopra la verde distesa che ondeggia al vento. In questa giungla in miniatura, i facoceri potrebbero imbattersi in sorprese spiacevoli. Non riescono a vedere quasi niente tra l'erba alta e quando il vento soffia nella direzione sbagliata non possono fare affidamento sul loro olfatto per prevenire il pericolo. Per fortuna, i leoni hanno altro da fare. L'ultima cosa a cui pensare sono i facoceri. Fra 3 mesi inizierà la stagione dell'accoppiamento. I maschi che fino ad ora erano stati da soli, adesso cercano la compagnia delle femmine. I facoceri si sentono sicuri nell'erba alta quando sono vicini ad altri animali più grandi. Stare vicino a un bufalo è la cosa che li fa sentire più al sicuro. I maschi dimostrano grande interesse per i gruppi di femmine quando sono alla ricerca di una compagna. Ma prima di tutto devono capire quali di loro siano nel periodo dell'estro. Le femmine sono fertili solo per 4 giorni. Qua
Quando una di loro sembra avere l'odore giusto, il maschio dominante comincia i preliminari per l'accoppiamento, a volte definiti il cammino del corteggiamento. Segue la femmina ovunque, avvicinandosi sempre di più. L'odore della saliva e la ripetizione del messaggio stimoleranno la femmina fino a che accetterà di accoppiarsi. Il rituale può andare avanti per giorni, perché il maschio non può sapere quando inizieranno i 4 giorni cruciali. I giovani maschi si aggirano attorno al gruppo dove avvengono gli accoppiamenti, desiderosi di vedere cosa fanno. Quando il facocero dominante è impegnato altrove, tenteranno la fortuna cercando di allontanare una delle femmine dal gruppo. Tanto più grande è il gruppo delle femmine, tanti più maschi vengono attirati. Nell'erba alta spesso per i maschi è difficile tenersi al passo con gli eventi, specialmente con un numero sempre crescente di femmine in calore. È impossibile ignorare i grugniti della passione e il capo non li accetta. L'importuno giovane corteggiatore non si allontana, ma rimane in zona senza farsi vedere. Finalmente è finita. La femmina si arrende alla seduzione. L'accoppiamento tra facoceri è abbastanza diverso rispetto alla breve monta delle gazzelle e delle antilopi. Può durare anche 8 minuti. Alla fine, in proporzione alla sua taglia, il maschio produce un'enorme quantità di sperma, molto più di ogni altro erbivoro. Questa viene considerata una forma di accoppiamento relativamente primitiva, probabilmente simile a quella degli antenati dei facoceri nelle foreste dell'era terziaria. Negli spazi aperti della savana, il modo di accoppiarsi dei facoceri è unico tra tutti gli ungulati africani. Il maschio dominante non ha ancora nessuna certezza di essere il padre dei futuri piccoli. D'ora in poi deve sorvegliare la femmina per assicurarsi che non si accoppi con nessun altro. Nonostante sia molto forte, non può costringere le femmine a fare ciò che vuole lui. Loro vanno per la loro strada e a lui non resta che seguirle. Non c'è molto tempo per rilassarsi, con una fila interminabile di ardenti corteggiatori da tenere a bada. Il maschio dominante non ha problemi con i giovani, ma le femmine agiscono in fretta e senza nessun freno. Appena vedono un altro maschio adulto, vanno verso di lui. Quando più di una si infatua dello stesso affascinante maschio, possono esserci divergenze di opinione tra le femmine, ma durano poco. I maschi sono riluttanti a combattere, per il rischio di farsi male. Entrambi gli avversari sono troppo ben armati. Hanno altri modi per esprimere la loro rabbia. Il maschio dominante mette in mostra le zanne girando con fierezza la testa da un lato all'altro. Marca anche il terreno con il proprio odore, scavando una buca con le zampe anteriori e inumidendola grazie alle ghiandole labiali. È proprio per combattimenti come questi che hanno le grosse e rigonfie verruche sulla testa, proteggono il muso e gli occhi. Quanto più grandi sono le zanne e le verruche, tanto più dominante è il maschio e tante più possibilità ha di vincere senza combattere. A maggio i maschi sono alla fine di un mese faticoso. Fino ad aprile dell'anno successivo non faranno nient'altro che mangiare, raccogliere le forze e sopravvivere. Se avvertono il pericolo in tempo, i facoceri non temono l'incontro con i leoni. Se ce n'è bisogno, riescono a correre a circa 60 km all'ora. Il leone non ci prova nemmeno.
Comunque, per i facoceri dalle gambe e dalla vista corta, la vita nella savana è pericolosa. Specialmente i giovani inesperti spesso fanno pericolosi passi falsi quando si trovano controvento rispetto ai loro nemici. Questi leoni non si preoccupano di impegnarsi a cacciare. Non ne hanno bisogno. C'è un facocero intrappolato nella tana. Scavando un po', avranno un pasto garantito. E il facocero è alla loro mercé, non ha via di scampo. Può solo sperare che la tana sia abbastanza profonda e che il terreno sia duro. A volte i leoni si distraggono o semplicemente lasciano perdere, ma non in questo caso. Fino a poco tempo fa si pensava che i facoceri si rifugiassero sottoterra per difendersi dai predatori. Il contrario è più probabile. Facoceri adulti e sani non corrono questo rischio. Sanno che un buco può trasformarsi in una trappola mortale. Solo i piccoli durante il loro primo mese di vita si nascondono sottoterra. È strano vedere i leoni comportarsi così, ma hanno fame. A rotazione scavano uno dopo l'altro. Il maschio si limita a partecipare simbolicamente. Le leonesse sono quasi sfinite, ma i loro artigli sono a un centimetro dal malcapitato facocero. Il suo destino giustifica la determinazione di questi giovani maschi a cogliere tutte le opportunità di procreare. I suoi sforzi saranno ripagati se la femmina porta in grembo i suoi figli e se la prossima primavera riuscirà ad allevarli. Per il momento deve ancora badare alla famiglia nata quest'anno. La prossima generazione sembra sana e abbastanza felice. Essi stanno preparando al futuro. Bene, professor Mainardi, abbiamo visto questo animale un po' curioso, sì, anche buffo nell'aspetto, che però ha molte qualità. Lei ha preparato una serie di filmati e tra l'altro vedremo anche altri animali non protagonisti che però sono molto interessanti in questo documentario. Infatti, cominciamo dal facocero. Io sono partito mettendo insieme due sequenze divertenti che ci fanno vedere appunto che animali diversi possono poi comportarsi all'incirca nello stesso modo. Prima vediamo un facocero femmina, una mamma, che comunica con i propri figli. I figli sono nascosti dentro nella tana, lei va davanti e con particolari vocalizzazioni li sveglia e li fa uscire per portarli. Dice: non c'è pericolo, venite pure. Per cui appunto c'è questa, diciamo, comunicazione, questo linguaggio animale che unisce, eccoli qui che escono, sono molto carini. Ho scelto anche delle immagini che mi piacevano da un punto di vista
estetico, e qui dice non c'è pericolo, venite pure. Poi dopo, nella sequenza che stiamo per vedere, noi vedremo un uccello, una delle tante specie di pivieri, il quale invece dice c'è pericolo, e cioè c'è una comunicazione acustica in questo modo che fa nei confronti dei figli, che si dovranno in questo caso nascondere perché comparirà un falco. Ecco, qui vediamo appunto i piccoli che hanno sentito questa comunicazione, questi segnali d'allarme, e si nascondono nel mezzo. Per cui tra madre e figlio, qualunque sia la specie, c'è sempre uno scambio importantissimo di informazioni. Soprattutto per la sopravvivenza, certo, che è poi alla base, certo, della vita. E qui in quest'altra sequenza ho scelto un caso straordinario dove si capisce molto bene l'importanza per un predatore di trovarsi a favore di vento, cioè senza mandare informazioni olfattive nei confronti delle prede, perché noi vedremo un facocero che va praticamente in bocca a questo predatore che sta ad aspettarlo, sembra quasi attratto, senza accorgersi di niente finché arriverà così vicino. Ecco, in questo momento se n'è accorto e riuscirà il leone a catturarne uno dei due. Quello che è interessante anche alla fine di questa sequenza è vedere come, contrariamente al solito, il solito è che i leoni collaborano e mangiano insieme, qui invece c'è una competizione per la preda, perché la preda è troppo piccola. Per cui, contrariamente al pasto collettivo che noi vediamo, qui la sequenza è strana, appunto perché vediamo due leonesse o tre leonesse che litigano per rubarsi la carne l'una con l'altra. Ecco, quindi è insolito, perché in natura, soprattutto nei leoni, vediamo, sì, la spartizione del cibo, sia pure gerarchica. Certo. E infine compare, è rarissimo da vedere, questo straordinario animale, veramente, che mi entusiasma anche da un punto di vista evolutivo. Questo è il protele. Si riesce a intuire che è un parente strettissimo delle iene, anzi potrei dire che è una iena, ma è una iena, direi, ingentilita. Non ha più quelle grandi mascelle, sono cresciute moltissimo le orecchie, perché questa iena, con ricerche che si sono fatte anche recentemente, si è scoperto che si nutre per il 90% di termiti, e comunque è diventato un insettivo. Ora, e quindi riusciamo, sì, a vedere anche in questi documentari dei comprimari o delle comparse, che sono molto interessanti, anche se poi l'obiettivo punta sui grandi protagonisti. Sui grandi protagonisti, però non è male imparare che c'è una biodiversità e che tutta va conosciuta. Grazie, professore. In questo numero, a bordo del Vasa, il galeone svedese recuperato e restaurato. Ai limiti estremi del rapporto tra pedali e muscoli, con la campionessa del mondo Alessandra Cappellotto. Come nasce il panettone? I segreti del dolce di Natale. Iodio nel sale, la prevenzione più semplice ed efficace per i problemi della tiroide. Affari d'oro nello spazio, la nuova grande gara tra Russia, Europa e Stati Uniti. La mia voce arriva a voi grazie a un microfono, ma come funziona e come è fatto? Abbiamo due cervelli come due polmoni e due reni. Gli straordinari studi su coloro che hanno i due emisferi separati. C'è un sesso più intelligente dell'altro? Le differenze tra il cervello dell'uomo e quello della donna. Ricordo che quando ero un giovane cronista all'inizio degli anni 50, un giorno il mio capo redattore venne chiamato al telefono dal corrispondente da Genova, che proponeva un servizio sul varo di una nave. Erano gli anni della ricostruzione e spesso c'erano nuove navi lanciate in mare. Ebbene, il capo redattore lo ascoltò brevemente e disse: sentimi bene, il varo interessa solo se va a male. Bene, questo concetto mi è rimasto impresso e mi è tornato alla mente vedendo il servizio che andrà in onda tra poco, che parla proprio di un varo andato a male. Nel 1628 la nave ammiraglia della flotta svedese, uscendo dal porto di Stoccolma per il viaggio inaugurale, prese una folata di vento, si rovesciò e colò a picco di fronte a una folla prima festante, poi esterrefatta.
Dopo oltre tre secoli quel bellissimo galeone è stato recuperato e sollevato dal fondale marino. I lavori di restauro sono stati lunghissimi. Oggi che sono definitivamente terminati ci permettono di ammirare il Vasa, questo è il suo nome, in tutto il suo splendore. I nostri inviati sono andati a visitarlo. Circa tre secoli fa, nel 600, la Svezia di Re Gustavo Adolfo II si stava avviando a diventare una delle maggiori potenze europee e in effetti il Mar Baltico era già sotto totale controllo svedese. Ma per consolidare questo predominio sui mari, il re ordinò la messa in cantiere di quattro velieri da guerra, il più potente dei quali sarebbe stato il Vasa. Il Vasa doveva diventare l'orgoglio della marina svedese, il simbolo della sua forza. E in effetti venne costruito uno dei più grandi velieri della storia, con addirittura 64 cannoni di bronzo. La mattina del 10 agosto del 1628 tutto era pronto per il viaggio inaugurale e sui moli di Stoccolma si era radunata una folla indescrivibile e quando le vele vennero spiegate il Vasa cominciò a sfilare in modo imponente sparando delle salve con i cannoni e la folla esultò. Ma ad un certo punto qualcosa accadde. Una folata di vento fece piegare il Vasa sul suo fianco sinistro, riuscì a raddrizzarsi ma poi si piegò nuovamente. E fu la fine, perché l'acqua cominciò a entrare attraverso i portelli dei cannoni aperti e il Vasa affondò nel giro di pochissimi minuti, portando con sé decine di persone e anche l'orgoglio svedese. Il relitto si adagiò su un fondale melmoso da appena 35 metri di profondità e lì rimase fino a quando una quarantina di anni fa un ricercatore, Anders Franzén, cominciò a cercarlo. Partiva dalla constatazione che nel Baltico i relitti in legno si conservano molto bene e questo perché è un mare con così bassa salinità che non riesce a prosperare un particolare tipo di mollusco che scava delle gallerie nel legno, una specie di tarlo dei relitti. Ed aveva ragione. Il Vasa venne individuato e si decise il suo recupero. Rischiando la vita, dei palombari scavarono delle gallerie sotto il relitto e vi fecero passare dei cavi d'acciaio per imbragare la nave. I cavi erano collegati a dei pontoni galleggianti. Completato il lavoro, si cominciò lentamente a tirar su la nave, che non si spezzò perché le antiche travi di quercia avevano conservato tutta la loro solidità, malgrado fossero passati più di 330 anni. Il relitto del Vasa non venne fatto emergere subito, ma venne portato gradualmente sempre più vicino a riva, fino a quando, finalmente, la sua mole imponente tornò a galla. E ora si trova in questo museo che gli è stato letteralmente costruito attorno. Entrare qui dentro è come fare un salto nel tempo, perché il Vasa è stato riassemblato esattamente come doveva apparire nel 600. Ecco il Vasa, le sue dimensioni sono colossali. È lungo 70 metri e largo 11. I suoi alberi arrivavano fino a 52 metri d'altezza. Solo il castello di poppa è alto 20 metri. Le sue vele spiegate coprivano 1200 metri quadrati e la sua stazza si aggirava sulle 1300 tonnellate. Possiamo in parte esplorare questo vascello che è stato riassemblato al 95%. Ecco, noi ora ci troviamo sul ponte di Coperta. Qui venivano impartiti gli ordini per manovrare le vele e i marinai dovevano salire su queste scale di corda ad altezze vertiginose, equivalenti al 15° piano di un edificio. Ma a volte le vele venivano tirate su e manovrate anche grazie a questi argani a mano, in legno. E bisognava spingere su queste travi. Allora ovviamente non esistevano motori e tutto veniva fatto con la forza delle braccia oppure sfruttando la forza del vento. Il Vasa aveva quattro livelli inferiori che si possono intravedere attraverso queste grate di legno ed è proprio lì che andremo adesso. Questo è il primo ponte di batteria, ce n'era un altro identico sotto.
e i cannoni venivano messi su questi supporti mobili e al momento dell'attacco, del combattimento, si aprivano i portelloni, si spingevano questi supporti in questa direzione e i cannoni uscivano dalle fiancate pronti a sparare. Ma questo non era soltanto un luogo per il combattimento. In questo ponte infatti viveva l'equipaggio del Vasa. Il Vasa infatti aveva più di 400 persone di equipaggio e come potete immaginare vivevano ammassati. Si è calcolato che dormivano fino a 7 persone tra un cannone e l'altro. È evidente che le condizioni igieniche a bordo erano terrificanti, ma non era una novità per le navi dell'epoca. Questi erano sempre degli ambienti umidi, maleodoranti, freddi e bui. E l'equipaggio era esposto a un gran numero di infezioni. Insomma, era più facile morire per lo scorbuto, per qualunque altro tipo di malattia, che per le pallottole in combattimento. Da questo punto della nave, il comandante dava gli ordini all'equipaggio e al timoniere. Ma come vedete, qui non c'è nessuna ruota del timone, quella che si vede nei film. In effetti non era ancora stata inventata nel 600 e allora ecco come si procedeva. Il comandante dava gli ordini e un uomo li ripeteva al timoniere che si trovava al piano inferiore e che manovrava una lunghissima leva, la leva del timone. Questa era la cabina del comandante che si trovava nel castello di Poppa. Bisogna dire che il Vasa probabilmente fu uno dei velieri più decorati di tutta la storia. In effetti la poppa ricordava quasi un altare di una chiesa barocca, tanto era ricco in statue. Le sculture rappresentano guerrieri, sirene, dei mitologici, leoni, animali fantastici e persino imperatori romani. Lo scopo era ovviamente quello di mostrare la ricchezza e la potenza della Svezia, impressionando nemici e alleati. La decorazione di Poppa è una celebrazione della famiglia reale, i Vasa, appunto. E Vasa, in antico svedese, significava covone, fascina di grano. E lo si vede benissimo in questa ricostruzione dello stemma reale. Tra l'altro questa ricostruzione ci fa anche capire che il veliero doveva risplendere di colori e di oro, come tra l'altro hanno evidenziato analisi ai raggi X e al microscopio elettronico. Il Vasa però non è solo un capolavoro dell'ingegneria navale del passato, ma anche un capolavoro del restauro, un restauro durato oltre 20 anni. Infatti non venne trovato così, ma era una specie di puzzle di oltre 12.000 pezzi. C'era lo scafo ovviamente, ma era nudo, tante parti mancavano oppure erano cadute nella melma. Bisognava quindi riassemblarle senza sbagliare e non c'erano libretti di istruzione né disegni d'epoca. Ma c'era anche un altro problema. Il legno infatti, se lasciato all'aria, avrebbe cominciato a deformarsi e a fessurarsi. Così si decise di impregnarlo con una sostanza speciale che irrigidisce le cellule del legno e lo mantiene inalterato. Nessuno però aveva mai tentato di trattare una massa così enorme con questa sostanza, e cioè più di 1.000 tonnellate di legno, con statue, porte, travi, fasciame, eccetera. Gli oggetti più piccoli bastò immergerli in vasche e bacinelle. Per lo scafo invece si fece ricorso a un sistema spettacolare, venne sottoposto a getti e spruzzi continui. Ma attorno al Vasa, un po' come al capezzale di un malato, non si avvicendavano solo restauratori. Anche archeologi, perché in fondo era un po' come aver scoperto una Pompei navale. La fanghiglia del fondale infatti aveva conservato perfettamente migliaia e migliaia di oggetti, oggetti delicatissimi a volte, come per esempio questi cappelli, ma anche guanti di pelle o di lana, scarpe, stivali in cuoio. Insomma, era come aver scoperto un piccolo museo della vita di bordo del 600. Abbondano piatti, scodelle, cucchiai in legno e anche le stoviglie preziose per gli ufficiali, ma anche strumenti di lavoro per le esigenze di bordo o giochi per ingannare il tempo durante le traversate. Allora le pipe erano in terracotta e il tabacco aveva appena cominciato a diffondersi in Europa. È stata trovata persino una bottiglia di liquore, un liquore ancora ottimo a detta di chi ha provato ad assaggiarlo. Gli archeologi hanno ritrovato anche molte vittime del naufragio, eccone una rimasta incastrata da un cannone. A questo punto rimane un'ultima domanda. Perché il Vasa è affondato? Beh, probabilmente perché era mal equilibrato.
E c'è un fatto curioso: mentre veniva armato, il comandante fece correre 30 uomini da un lato all'altro del ponte, ma al terzo passaggio li fece fermare perché il Vasa si stava letteralmente rovesciando sul posto. Le continue modifiche richieste dal re in persona sul progetto iniziale, come per esempio il fatto di aumentare in modo spropositato il numero dei cannoni, avevano profondamente alterato l'assetto del Vasa. Il suo baricentro si era alzato e di conseguenza bastò poi un piccolo alito di vento per mandarlo a picco. C'è una cosa che tutti probabilmente ci siamo chiesti: come mai se andiamo in bicicletta riusciamo a stare in equilibrio sulle ruote, mentre se ci fermiamo cadiamo da una parte o dall'altra? Beh, una spiegazione c'è ed è dovuta a un principio fisico che ora Paco Lanciano ci spiegherà. Buonasera. Buonasera, sì, in effetti c'è un principio semplice, che è quello della conservazione del momento angolare, che ci permette soprattutto ad alta velocità ad andare abbastanza sicuramente in bicicletta senza il pericolo, una volta iniziata l'inclinazione da un lato, di cadere a terra. Oh, facciamo un esempio pratico. Qui abbiamo una bicicletta, cioè una ruota, che è naturalmente appesa al filo, se la lasciamo andare cade a terra. Perché? Perché è attaccata da un lato solo del suo asse. Ma se noi la facciamo girare e la lasciamo appesa al solo filo, lei rimane miracolosamente verticale. Non solo, ma se la incliniamo tende a mantenere la sua inclinazione. Cioè, contro la gravità combatte il fatto che l'asse di rotazione tende a mantenersi nella posizione in cui si trova all'inizio. E questo è il motivo sostanziale per cui in bicicletta le ruote ad alta velocità ci mantengono in equilibrio. Ed è per questo che possiamo andare senza mani quando la velocità raggiunge una certa elevata. Allora, questo principio è illustrato del giroscopio, cioè sostanzialmente in questo caso abbiamo una massa che possiamo far ruotare come in una trottola. Ecco, noi e vediamo che addirittura stare possiamo appoggiarla su un filo e vediamo che rimane in bilico sul filo. Perché? Perché quest'asse tende a rimanere fisso e quindi anche piccole inclinazioni laterali sono comunque legate al fatto che l'asse tende a rimanere verticale. Dunque bisogna dire che questo principio regola un po' tutto quello che si muove nell'universo, sia nell'infinitamente piccolo che nel grande. Sì, sia le particelle elementari che le grandi galassie sono nel loro moto, seguono questo principio di conservazione del momento angolare. Il principio della bicicletta. Bene, e col prossimo servizio parleremo proprio di biciclette, in particolare parleremo della loro velocità. Fino a che velocità può arrivare una bicicletta? Beh, si potrebbe arrivare in teoria fino a 100 all'ora, dicono certi progettisti, con dei velocipedi particolari. Questo mi fa venire in mente quello che proponeva molto tempo fa un inventore molto originale. La sua idea era la seguente: un uomo a piedi, di corsa, può raggiungere la velocità, per esempio, di 36 km l'ora sui 100 metri piani. In bicicletta riesce a raddoppiare questa velocità, può infatti superare i 70 km l'ora. Un cavallo invece corre già a 70 km l'ora. Ebbene, se gli si costruisse una particolare bicicletta, potrebbe forse anche lui raddoppiare la velocità e raggiungere i 140 all'ora. Quindi di qui l'idea di questo inventore di costruire una bicicletta per cavalli e viaggiare sull'autostrada a 140 all'ora. L'idea non è mai stata realizzata, ma magari se qualcuno di voi ci pensa, chi lo sa. Quello che invece gli ideatori di prototipi stanno facendo è di costruire dei modelli che sono sempre più efficienti per spingere ai limiti massimi le prestazioni umane. Bene, Marco Visaberghi è andato a vedere questa strana gara tra pedali, attrito e resistenza del vento. Vediamo. Braccio 68. Altezza totale 1,84 m, 7 mm, cavallo 89. Non mi trovo qui, come potrebbe sembrare, per farmi un abito su misura, ma per cercare di capire qual è la bicicletta ideale che possa permettere al mio organismo di sviluppare il massimo della potenza possibile. Per permettere all'organismo umano di rendere al meglio, le biciclette dei campioni, ma anche quelle degli appassionati, vengono fatte su misura, cucite addosso proprio come un abito.
Mani esperte di artigiani uniscono una sapienza antica ad una tecnologia esasperata, alla continua ricerca di nuovi materiali e soluzioni. Un cocktail difficile questo, che ha permesso alle industrie italiane del settore di conquistare un primato indiscusso. Per scoprire le leggi fisiche e i segreti che si nascondono nella bicicletta, Super Quark ha avuto il privilegio raro di poter contare sulla collaborazione di Alessandra Cappellotto, campionessa mondiale di ciclismo su strada, titolo conquistato a San Sebastian con una entusiasmante vittoria. Campione del mondo in medaglia d'oro, Alessandra Cappellotto. La bicicletta è uno strumento dall'apparenza quanto mai semplice. Due ruote, un paio di pedali e una catena di trasmissione. Grazie ad alcune rotelle dentate, la catena permette di scegliere tra 18 marce possibili. In questo modo la bicicletta consente di variare le andature, mantenendo il ritmo della pedalata entro i limiti ottimali per i muscoli. Qui siamo all'Istituto di Medicina dello Sport, dove vengono sviluppate complesse strumentazioni per mettere a punto l'efficienza della macchina umana. Per misurare in quali circostanze i muscoli della campionessa del mondo rendono al loro massimo, le viene applicata una mascherina che è in grado di calcolare con straordinaria precisione il ricambio di aria nei polmoni. Un dato che, unito al battito cardiaco e al livello dell'acido lattico presente nel sangue, offre una valutazione molto accurata dell'energia consumata dall'organismo. Contemporaneamente, gli strumenti registrano la potenza sviluppata dalla sua pedalata. Noi siamo andati su tre filoni. Uno, l'ottimizzazione massima degli apparecchi che servono per misurare la potenza e per ottimizzarla, fornita dal motore umano, cioè misura dell'attività cardiocircolatoria, respiratoria, metabolica, del consumo d'ossigeno, cioè della benzina che viene bruciata alla macchina corporea. Secondo, studiare delle posizioni nuove per la massima resa in assoluto, cioè per la velocità teorica massima ottenibile. Ed ecco la posizione più aerodinamica possibile ottenuta forzando al massimo i regolamenti della Federazione Ciclistica Internazionale. Braccia allungate in avanti fino ad allinearsi con le spalle e il bacino lungo un'unica direttrice orizzontale. Una posizione tutt'altro che naturale per un ciclista, ma le prove dimostrano che il calo di rendimento si mantiene entro limiti trascurabili, anche quando lo sforzo si fa molto intenso e il battito cardiaco arriva a stabilizzarsi sulle 113 pulsazioni al secondo. Il punto è ora valutare il vantaggio aerodinamico offerto dalla posizione allungata. Siamo nella galleria del vento che Lagusta Elicotteri ha messo a disposizione di Super Quark per questa occasione. Alessandra Cappellotto proverà il suo rendimento nei due diversi assetti di gara, permettendo di misurare con precisione la resistenza al vento alle varie velocità. Ogni dettaglio è curato fin nei minimi particolari. Il filo di lana aiuta il progettista del telaio, l'ingegner Giachi, a seguire il flusso del vento intorno alla sagoma dell'atleta, fino a scoprire la turbolenza provocata dal casco quando non è perfettamente allineato al dorso. Ed ecco la Parigina, la bicicletta disegnata per le gare contro il tempo. Il fumo illuminato dal raggio laser disegna i profili aerodinamici. Ogni volta che il flusso d'aria incontra sagome poco adatte a penetrare il vento, si scompone in larghi vortici e scie turbolente. La prova del 9 alle Olimpiadi di Atlanta. Grazie a questa posizione e a questi nuovi telai, Collinelli e la Bellutti vincono la medaglia d'oro. Le resistenze aerodinamiche restano il nemico principale. Da sole assorbono qualcosa come il 90% dello sforzo di un velocista. Le turbolenze e le scie che gli atleti si lasciano alle spalle parlano chiaro. Per capire come queste turbolenze frenino la corsa dei ciclisti, basta guardare questa sfera. L'aria non riesce a richiudersi immediatamente dietro l'ostacolo. Questo crea una depressione che dà origine ad un effetto di risucchio, che si comporta come un freno tanto più potente, tanto maggiore è la velocità.
Ecco allora che se si potesse sdraiare il ciclista ricoprendolo con una carenatura dalla lunga coda affusolata capace di minimizzare l'effetto scia, parte dell'energia dissipata dalla turbolenza verrebbe utilizzata per innalzare il record. I calcoli dicono che si potrebbe migliorare la velocità assoluta di un 30% almeno, arrivando a battere il muro dei 100 km orari. Ma ancora una volta, la prima cosa da capire è qual è la resa della macchina uomo, o per meglio dire, in questo caso, della macchina donna. Questo è il prototipo disegnato dal professor Dalmonte nella sua sfida alla resistenza aerodinamica. Le condizioni estreme cui costringe l'atleta non lo rendono un mezzo ideale per andare a passeggio, ma questi studi hanno già generato versioni meno esasperate che cominciano a circolare in paesi meno tradizionalisti del nostro. Ma sono davvero tanto più efficienti di una bici normale? Guardate questa prova su pista e giudicate voi stessi. La velocità massima della bici è di 70 km all'ora, mentre quella del siluro è di 102 km all'ora. Bene, naturalmente di cosa potevamo parlare questa sera? Di quale cibo, professor Cannella? Il panettone, visto che siamo quasi alla vigilia di Natale. Dunque, panettone che nasce nel 300. Ci sono parecchie leggende, c'è chi invoca la distrazione di questo panettiere che si chiamava Toni, allora il pane di Toni è diventato poi il panettone. Sto Toni avrebbe buttato nell'impasto per il pane quello è la preparazione per fare il pan dolce, cioè la frutta secca, i canditi. No, diciamo una cosa, che al tempo esistevano comunque già dei pani dolci con dei canditi, caratteristici, ma che non erano così lievitati. Lievitati e con tutta la parte di pasta che ha oggi il panettone. Quindi da questa distrazione sarebbe nato, diciamo così, la leggenda vuole il panatun. Allora, lei ci voleva mostrare... Ecco, io volevo mostrare come per fare un panettone è cosa difficile. Per fare una lievitazione chimica è molto semplice, basta aggiungere il lievito chimico, cioè del bicarbonato di sodio. Se noi aggiungiamo questo lievito troviamo nelle bustine, qui dentro e mescoliamo bene, vediamo che in pochissimo tempo qui avviene una reazione, aumenta. Ecco, si vede già aumentare perché è del gas che si libera. È il gas che si libera e resta intrappolato nella matrice. Qui c'era del latte e un po' di chiara d'uovo. Oh, il panettone fa la stessa cosa in modo diverso e lo fa in tempi molto più lunghi. Esatto. Perché la cosa da dire è una lievitazione naturale a pasta acida. Che è molto difficile farlo in casa il panettone. Certo, soprattutto oggi che il pane non lo fa più nessuno, perché di solito in tutte le famiglie si conservava un pezzettino di pane della lievitazione precedente. Lì crescevano i microrganismi, cioè il saccaromicete e gli altri batteri che poi innescavano le varie fermentazioni. Ecco, qui vediamo già che la lievitazione sta per debordare. Forma questo bel cappello da cuoco. Nel panettone che cosa succede? Che l'anidride carbonica viene fornita dal microrganismo che digerisce l'amido. Quindi quest'amido viene digerito, in parte viene trasformato in anidride carbonica, in parte fa altre fermentazioni. E allora l'alimento è più buono perché ha più aromi ed è più facilmente digeribile, mentre qui non avviene nessuna digestione. Lei mi diceva che questa lievitazione avviene però, non come in questo caso, molto più lentamente, occorrono 36 anche 40 ore per completare la lievitazione che avviene a step successivi, cioè prima si fa l'impasto, poi si lascia lievitare, poi si aggiungono le uova, poi si aggiungono alla fine i canditi. Questo che noi abbiamo qui è da cuocere, ma ha già uno stadio avanzato di lievitazione. Tra il prodotto crudo e il prodotto cotto c'è un aumento di volume di circa 4 volte. E qui vediamo poi il risultato finale in due versioni diverse. Questa è una versione, diciamo, a cupola, questa invece a cappello di cuoco, a battistero, a secondo come la vogliamo chiamare. E praticamente sono il prodotto della lievitazione terminata e cotta. Un'ora di cottura a 200 gradi. Lei mi diceva che c'è un trucco poi per farlo asciugare. Che consiste... lo mettono a raffreddare, diciamo, a testa in giù, di modo tale che si evita che si afflossi. Che si sieda.
Però quindi in casa bisognerebbe stare... È una cosa complicata, poi d'altronde... Queste cose ormai vengono fatte tutte industrialmente o quasi, anche se qualche artigiano continua a farlo. Questo invece è un altro tipo e di... quello è diciamo, un prodotto natalizio di tradizione tipicamente veneta, veronese come origine, non è altro che lo stesso impasto con un po' più di burro, un po' più di grassi ed è aromatizzato con della buccia di limone. Professor Cannella, noi siamo arrivati all'ultima puntata anche della Scienza in Cucina, mi sembra con un alimento che è proprio adatto di stagione. Che è per tutti a Natale. Io direi che subito dopo la trasmissione potremo forse offrire allo studio questa... E fare un anticipo. Questa, e augurare ai nostri spettatori. Buon Natale, grazie. Siamo proprio sicuri che l'appetito vien mangiando? Alcuni studiosi francesi che hanno analizzato il problema hanno scoperto che fin dai primi bocconi l'appetito non viene, ma anzi se ne va. Già i primi bocconi infatti stimolano i recettori nervosi dello stomaco, comunicando una sensazione di pienezza. Ben tre ormoni cominciano subito a inviare segnali di sazietà al cervello. E un preciso meccanismo psicologico fa sì che il sapore o l'odore degli alimenti che poco prima era sembrato piacevole, lo sembri ora molto meno. È una prova, quest'ultima, che chiunque di noi può fare con l'odore del fritto. Ogni macchina per funzionare ha bisogno di varie cose, lo sappiamo. L'automobile, per esempio, ha bisogno non solo di benzina, ma di acqua, di olio, di antigelo, eccetera. Il nostro organismo, che è una macchina ben più complicata, ha bisogno di moltissime cose. Oltre a acqua, proteine, vitamine, grassi, zuccheri, eccetera, ha bisogno di tanti tipi di sali minerali. Tra questi lo iodio. Lo iodio, stranamente, è spesso carente nella nostra alimentazione, anche se non ce ne accorgiamo, e questo può creare dei disturbi, specialmente se questa carenza si verifica nell'età infantile o addirittura nell'età fetale. Esistono cibi ricchi in iodio, come i pesci, i crostacei. Comunque non c'è bisogno di mangiare spigole e aragoste per assumere iodio. C'è una strada molto più semplice, è quella di avere in tavola del sale iodato. Un sale normale, ormai diffusissimo, un po' dappertutto, che in Italia stenta a fermarsi, anche a causa di una scarsa informazione probabilmente. Quindi ci è parso utile fornire in qualche minuto il quadro della situazione in modo che poi ognuno possa fare più consapevolmente le proprie scelte. Ecco il servizio di Giovanni Carrada e Giacomo Rec. Ehi, primo sta cucinando! A tavola siamo sempre più attenti a cosa mangiamo. Vogliamo che i cibi siano sani, controlliamo le calorie, stiamo attenti a vitamine e sali minerali. A tavola! Ma quasi mai pensiamo alla più grave carenza nutrizionale rimasta nel nostro paese, quella di iodio. Che buono! Ma che cos'è? Non lo so, si chiama timballo. In gran parte dell'Italia, infatti, nel suolo c'è così poco iodio che spesso il cibo non ne contiene abbastanza. Ce n'è sempre abbastanza solo nel pesce e nei crostacei che vengono dal mare. Quando il nostro organismo non riceve tutto lo iodio di cui ha bisogno, la tiroide, la ghiandola a forma di farfalla che si trova nel collo, non riesce a produrre i suoi ormoni in quantità sufficiente. Il cervello se ne accorge e continua a stimolarla. Così la tiroide si ingrossa. Oggi è meno frequente incontrare persone con un vero e proprio gozzo, ma in molte regioni italiane l'ingrossamento della tiroide interessa ancora una persona su 10 e due giovani in età scolare su 10, con punte locali molto più alte. Ma si tratta solo della spia di altri problemi. I più esposti alla carenza di iodio sono i bambini che devono ancora nascere. Gli ormoni prodotti dalla tiroide, prima quella materna, poi quella del feto, sono infatti essenziali per lo sviluppo degli organi e soprattutto del sistema nervoso. Come hanno dimostrato numerosi studi, la carenza di iodio durante la vita fetale e poi negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza è spesso alla base di disturbi come mancanza di attenzione, scarso rendimento scolastico, difficoltà di memoria.
Per tutta l'età dello sviluppo, senza lo iodio di cui ha bisogno, un ragazzo non riesce ad esprimere il 100% di quello che può dare. A scuola, ma anche nello sport. Gli ormoni della tiroide sono infatti essenziali per lo sviluppo di tutto il corpo e in particolare delle ossa. Con poco iodio si resta un po' più bassi. Ma lo sono anche per l'efficiente funzionamento del cuore, dei muscoli, dell'apparato riproduttore e dell'apparato digerente. Gli adulti sopportano molto meglio le carenze di iodio, ma sono comunque circa 35.000 ogni anno in Italia i ricoveri per disturbi alla tiroide. Le più colpite sono le donne, perché gli ormoni sessuali femminili favoriscono l'eliminazione dello iodio con le urine. La carenza di questo elemento è per fortuna la più semplice ed economica da eliminare. Basta usare a tavola e in cucina del sale fortificato con iodio. Da decenni ormai il sale iodato è l'unico tipo di sale usato in quasi tutti i paesi più avanzati del mondo. In Italia è ancora meno del 2%. Dagli Stati Uniti alla Svizzera, dalla Francia alla Svezia, i problemi alla tiroide che ancora colpiscono tanti di noi non esistono più. Per stare in salute il nostro organismo ha bisogno ogni giorno anche di iodio. E il modo più semplice per assumerlo è il sale arricchito con iodio. In cucina e a tavola usa un pizzico di intelligenza. Sale arricchito con iodio. Chiedilo dove fai la spesa. Il sale iodato ha esattamente lo stesso sapore e si usa nella stessa quantità. Non comporta naturalmente alcun rischio, perché lo iodio non è un medicinale, ma un nutriente naturale, esattamente come il calcio, il ferro o le vitamine. Proteggere meglio la nostra salute è soltanto una questione di abitudine. Nello spazio è cominciata una nuova rivoluzione. L'Europa sta emergendo e comincia a dare del filo da torcere a americani e russi. Il nostro vecchio continente negli ultimi anni è riuscito a conquistare una posizione importante nella corsa spaziale. Noi, è vero, non abbiamo missioni umane, che sono le missioni più spettacolari, perché le più emotive, ma abbiamo tecnologie molto avanzate per la messa in orbita di satelliti e di altri materiali. Il razzo Ariane, in particolare, ha registrato ottimi successi con prestazioni molto competitive, al punto che russi e americani hanno dovuto stringere alleanza tra loro per poter affrontare questa leadership dell'Europa in un settore particolarmente ricco di sviluppi. Questo è un segno del successo dell'ESA e dell'ASI, le due agenzie europea e italiana che in questi ultimi anni hanno portato in prima linea la nostra tecnologia spaziale. Lorenzo Pinna ci racconta meglio come stanno le cose. Vi ricordate la competizione spaziale tra Stati Uniti e Unione Sovietica? Quando negli anni 60 americani e sovietici dettero vita alla gara per conquistare la Luna? È finita da un bel pezzo. E anche oggi è in corso una competizione meno spettacolare e avvincente, ma non per questo meno serrata. Nel mercato dei razzi commerciali c'è molta concorrenza. Ogni anno vengono lanciati circa 30 satelliti, in maggioranza per telecomunicazioni, ma nel futuro questo numero potrebbe salire a 50, forse 100. Le telecomunicazioni, infatti, televisioni, telefoni e telefonini, reti di dati, sono uno dei business in maggiore e rapido sviluppo. Per il momento sono questi 30 satelliti, da spedire di solito a 36.000 km di quota in orbita geostazionaria, l'ambita preda delle ditte che costruiscono razzi. Oggi la parte del leone la fa il razzo europeo Ariane, che si è aggiudicato circa il 50% di tutti i lanci di satelliti civili. Ma la concorrenza si sta facendo più agguerrita. In prima posizione gli americani, con un vecchio arnese dello spazio completamente rimodernato, il leggendario Atlas, il razzo del progetto Mercury, con l'ultimo stadio Centauro. Anche i russi non scherzano. Il loro Proton, con oltre 200 lanci riusciti, ha i numeri per guadagnare un posto di rilievo. Cosa stanno preparando per il futuro queste grandi industrie aerospaziali? L'europea Ariane Space, l'americana Lockheed Martin, la russa Khrunichev Energia? Questo è l'Ariane 5, il cavallo di battaglia degli europei. Il primo lancio nel giugno 1996 è stato sfortunato. Ma al secondo tentativo, l'Ariane 5 è riuscito a decollare impeccabilmente dalla base di Kourou, nella Guyana francese. La spinta al decollo è formidabile.
L'obiettivo è mettere in orbita bassa 20 tonnellate, leggermente meno dello shuttle. Nelle orbite geostazionarie a 36.000 km di quota potrà trasportare quasi 7 tonnellate. È su questo razzo che dopo il 2000 potranno volare i primi astronauti europei che andranno nello spazio senza chiedere passaggi agli americani o ai russi. Atlas, un programma che ormai ha più di 40 anni. Oggi questo vettore è uno dei più collaudati del mondo. Nelle sue varie versioni ha superato i 530 lanci. Qui siamo nello stabilimento della Lockheed Martin di Denver, Colorado, dove ogni anno ne vengono costruiti una decina. Fra le sue imprese più leggendarie, portò in orbita le minuscole navicelle del progetto Mercury e i primi americani nello spazio. Oggi, dopo molte modifiche, è ancora in campo per lanciare satelliti commerciali in orbita geostazionaria grazie al suo ultimo stadio Centauro. Anche questo stadio ha un grande passato. Ha lanciato nelle profondità cosmiche sonde come le Pioneer, le Mariner, le Voyager e recentemente la Cassini. Questo invece è il Proton, l'altro grande concorrente nel mercato dei lanciatori commerciali. È il cavallo da fatica dell'astronautica russa e uno dei razzi più collaudati. Nei voli effettuati dagli anni 60 ad oggi, la percentuale di successo è stata del 94%. Il suo battesimo come razzo commerciale è avvenuto nell'aprile 96. Ha messo in orbita il satellite televisivo Astra 1F. Proton è un vero peso massimo, riesce a trasportare in orbita bassa quasi 22 tonnellate e nella più alta orbita geostazionaria 3 tonnellate. Fatto curioso, i voli del Proton sono commercializzati da un'impresa congiunta russo-americana, la International Launch Service. Questa società rappresenta sia la Lockheed Martin che la Khrunichev Energia, soprattutto per il razzo Proton nelle sue varie versioni. C'è quindi una sola organizzazione che vende i razzi di queste due ditte sul mercato mondiale e di volta in volta decide qual è il vettore più adatto al lancio. Se è meglio un Atlas o un Proton, in base alla capacità di carico o alle prestazioni. Ad esempio, il Proton oggi ha prestazioni migliori dell'Atlas. Ma la collaborazione russo-americana per conquistare nuove fette di mercato ai danni dell'Ariane non finisce qui. I nuovi razzi Atlas verranno equipaggiati con un motore russo, l'RD-180. Lo vediamo in queste immagini. Questo motore, di concezione più semplice e robusta, ma molto potente, consentirà di ridurre le parti di un razzo Atlas di 10.000 pezzi. Non solo, i motori che oggi, contando quelli dei vari stadi, sono 9, diventeranno 2 soltanto, con immaginabili vantaggi economici e di affidabilità tecnica. Baikonur, Kazakistan, Kourou, Guinea Francese, Kennedy Space Center, Florida. Nelle tre grandi basi spaziali del pianeta, la competizione continua. Lorenzo Pinna, qui abbiamo visto i principali lanciatori, Europa, Stati Uniti, Russia, però ci sono altri che entrano nel mercato. Certo, questi hanno le fette principali del mercato, ma ci sono anche altri lanciatori, ad esempio l'Ucraina, è un fatto poco noto, ha due lanciatori, lo Zenit e il Cyclone, che stanno facendo molti lanci ultimamente. Poi c'è un vecchio razzo molto famoso, il Delta della McDonnell Douglas americano. E poi ci sono razzi di nuove nazioni che si stanno affacciando adesso all'astronautica, come la Cina con il Lunga Marcia, che però insomma, non è andato molto bene negli ultimi tempi, e i giapponesi con un razzo che si chiama H2 che si pensa diventerà competitivo nel 2000. Quindi ci sarà competizione sui prezzi e anche sulla sicurezza. Certo, e le assicurazioni avranno un grande affare, penso. Questo è un piccolo e prezioso oggetto, un microfono, anzi un radiomicrofono. Qui c'è un piccolo trasmettitore, una batteria con l'antenna che consente di muoversi senza fili e trasmettere la voce direttamente alla regia. Ormai noi siamo abituati a queste cose, troviamo normale che le parole possano trasformarsi in impulsi, viaggino nell'aria oppure dentro un filo e poi vengano nuovamente trasformati in parole in un altoparlante. Ma come si arriva a questo piccolo miracolo? Se si osserva come viene fabbricato un microfono, le cose sembrano tutto sommato relativamente semplici, ma non è così. Guardiamo come nasce un microfono.
Di un microfono ci colpisce soprattutto l'aspetto esteriore, ma le varie forme con cui si presenta sono solo semplici protezioni. Ciò che conta è all'interno, come la membrana, una parte indispensabile e delicata. Tutte le fonti sonore, voci o rumori provocano nell'aria vibrazioni, molecole che una dopo l'altra colpiscono la membrana facendola vibrare. Una pressa a caldo stampa le membrane ricavandole da un foglio di materiale plastico sottile come una velina. Un filo di rame più sottile di un capello viene avvolto su se stesso fino a formare quattro strati, è la bobina. Il rapporto tra il diametro della bobina e la quantità di rame impiegato determinerà l'impedenza del microfono. Tuttavia il gruppo membrana-bobina non avrebbe nessuna utilità senza il gruppo magnete. Un anello di plastica e un filo di lana vengono inseriti su un altro supporto. Sì, proprio un filo di lana che svolge la funzione di filtro acustico. Il bicchierino forellato è la capsula. Ed ecco il magnete, un piccolo cilindro in ferro dolce. Una piastrina metallica viene applicata alla base della capsula per limitare l'aria e quindi le vibrazioni. Il magnete che è nella capsula viene magnetizzato per assegnargli le polarità. Ancora un feltro e un bicchierino di plastica ed è completata la capsula microfonica. Il gruppo bobina-membrana viene finalmente inserito nella capsula. Anche qui una resina garantirà uniformità alle vibrazioni. Ma come viene trasformata una vibrazione in elettricità? Il suono genera un movimento sulla membrana che oscillando sposta in alto e in basso la bobina facendola scorrere dentro il gruppo magnetico. Il movimento membrana-bobina creerà segnali elettrici che un amplificatore decodificherà in suoni. Questa sera parleremo, buonasera professor Strata, dei nostri due cervelli, perché così come abbiamo due occhi, due polmoni, due reni, abbiamo due cervelli, o meglio due emisferi collegati un po' come dei fratelli gemelli che vivono insieme in simbiosi. Qui nel nostro modello noi abbiamo soltanto un emisfero rappresentato, quello destro, qui immaginiamo quello sinistro. Allora, quali sono le differenze? Ma nel secolo scorso era stato dimostrato chiaramente che se vi era una lesione a sinistra l'individuo non poteva più parlare, diventava afasico, e questo non succedeva quando la lesione era a destra, quindi si era detto che i centri del linguaggio sono a sinistra e quindi l'emisfero di sinistra era superiore, più evoluto, era più intelligente. Più intelligente e quindi anche dominante su quello a destra. Ora, negli anni 60 sono stati fatti studi molto interessanti da Roger Sperry su dei pazienti che per delle ragioni di terapia avevano avuto una sezione del corpo calloso, per cioè evitare la separazione dei due emisferi. Sì, per evitare che l'epilessia si propagasse da un emisfero all'altro e diventasse più grave. Un po' come fanno i pompieri quando per dividere un incendio tagliano in metà una foresta. Esatto. Allora, in questi pazienti trattati in questo modo, Roger Sperry, che poi fu insignito del premio Nobel, ha dimostrato che in realtà quando l'emisfero destro è isolato ha delle capacità che sono nettamente superiori a quello di sinistra, cioè anche lui ha delle capacità funzionali specifiche in modo da diventare complementare con quello di sinistra. Quindi cosa si è osservato in pratica? In pratica si è osservato che l'emisfero di sinistra è molto più bravo in tutti i compiti di analisi, mentre l'emisfero di destra è più bravo nei compiti di sintesi. Ma per esempio per quanto riguarda la musica, cosa si è scoperto? Quale parte del cervello viene attivata? Viene attivata normalmente la destra in tutti gli individui. Ma se si fa ascoltare la stessa musica a un musicista si vede che viene attivato anche l'emisfero di sinistra. E perché? Perché l'emisfero di destra è specializzato per l'attività di insieme, di sintesi, mentre quello di sinistra è più specializzato per fare analisi dei dettagli. Quindi apprezzando melodia e ritmo usiamo il destro, e questa è una cosa che percepiamo tutti, mentre il musicista fa l'analisi, vede le note, apprezza dei dettagli che gli altri non apprezzano, okay. Quindi per questo quindi usa la sinistra. Azione integrata. Questo vale per tutti i tipi? Per tutti i tipi di percezione. Per esempio, se noi vedessimo un paesaggio, lo ammiriamo col lato destro, ma un geologo magari che vede le formazioni rocciose fa funzionare anche quello il lato di sinistra. Sinistra.
Senza, queste persone praticamente vivevano con due cervelli, questi cervello separato. Sì, vivevano con due cervelli che avevano delle attività indipendenti. Ma erano normali? Sì, erano persone che conducevano una vita normale, ma i due emisferi si poteva dimostrare che avevano tutti e due le loro percezioni, le loro emozioni, però avevano esperienze indipendenti che talvolta entravano in conflitto fra di loro. Quindi una coabitazione a volte conflittuale. Una coabitazione conflittuale con il vantaggio per l'emisfero di sinistro che potendo parlare decideva un po' lui la vita di relazione col mondo esterno. Quindi comunicava le sensazioni. Quindi comunicava, l'altro no. Invece diventava una specie di passeggero muto e silenzioso che veniva trasportato a seconda delle decisioni prese dall'altro. Ecco, lei diceva prima, come sappiamo attraverso gli ictus, che quando l'emisfero sinistro è colpito si perde la parola, l'afasia. Però nei bambini questo può essere recuperato. Questo... Certamente, se la lesione avviene all'età di 5, 6, 8, 10 anni, si ha una traslocazione dei centri del linguaggio da sinistra a destra, cioè quell'area di destra corrispondente che normalmente non assume le funzioni del linguaggio la può assumere. E questo perché il bambino è molto plastico, se invece la lesione avviene nell'adulto questo processo non può avvenire. Quindi questo ci mostra ancora una volta quanto è plastico il nostro cervello nella prima età. Soprattutto. E quindi maggiore attenzione proprio nelle capacità di sviluppo che ha il cervello nella prima infanzia. Certamente. Anche in questo. Certo. Grazie professore. Perché in certe fotografie veniamo con gli occhi rossi? Il rosso di queste fotografie è quello dei vasi sanguigni che si trovano all'interno del bulbo oculare. Questo effetto si ottiene quando il flash si trova troppo vicino all'obiettivo della macchina fotografica. Avete mai notato che fotografi professionisti non commettono mai questo errore e si fanno reggere il flash da un assistente? Con gli apparecchi amatoriali, infatti, il lampo del flash che penetra nell'occhio viene riflesso dalla retina colorandosi di rosso e torna indietro a impressionare la pellicola. L'effetto è più forte se l'ambiente è poco illuminato o se ad essere fotografati sono degli animali, come i cani e i gatti, le cui pupille sono molto più grandi delle nostre. Veniamo ora alla nostra rubrica della sessualità e parleremo stasera delle differenze tra maschio e femmina. Cominciamo però con una breve rassegna di libri, anche perché il primo di questi libri è proprio dedicato al sesso. È una vera e propria guida dedicata alla sessualità, una guida semplice e completa a tutto quello che bisogna sapere e imparare per amare bene. Buon sesso, infatti, è il titolo del libro di Ruth Westheimer, McGraw-Hill Editore. I ragni non sono dei begli animali, e anzi molti ne hanno paura, ma la loro vita è molto interessante. Esistono per esempio dei ragni che catturano le prede al lazzo, altri che vivono in case subacquee, oppure che pescano nei fiumi. A loro è dedicato questo libro, La vita segreta dei ragni, di Mirella Delfini, Muzio Editore. Per i ragazzi, infine, un libro illustrato dedicato alle grandi catastrofi naturali, vulcani, terremoti, alluvioni, eccetera, intitolato appunto Terremoti, Vulcani and Company, di Bianca Venturi, De Agostini Editore. Poco fa parlavamo delle differenze tra i due emisferi cerebrali. Ma esiste qualche diversità tra maschi e femmine per quanto riguarda il cervello? Cioè delle differenze che poi si riflettono sul comportamento. E qual è il ruolo degli ormoni nello sviluppo della personalità? Sin dallo stato embrionale ogni individuo, lo sappiamo, è sottoposto a un torrente di ormoni che modellano il suo corpo nella direzione maschile oppure femminile. Questo flusso modella anche il cervello e in quale modo? Bene, Giovanni Carrada e Olivella Foresta in questo servizio hanno cercato di riunire alcune delle osservazioni che sono state fatte in proposito. Vediamo. La trasformazione di un embrione umano in un maschio o in una femmina ha inizio intorno al primo mese di gravidanza. Nel maschio, un gene sul cromosoma Y dà il via alla differenziazione dei testicoli che iniziano a produrre ormoni sessuali maschili. Sono questi ormoni a dirigere la trasformazione dell'embrione in una persona di sesso maschile. In loro assenza, l'embrione si trasforma invece in una persona di sesso femminile.
Il corpo di un uomo e di una donna sono molto diversi. Quello maschile è più grande e più forte. I muscoli sono molto sviluppati e il grasso, se c'è, si concentra intorno alla vita. Quello femminile è fatto invece per mettere al mondo dei figli. I fianchi sono più larghi e il grasso è più abbondante e distribuito ovunque. Per questo le forme femminili sono più morbide e arrotondate. La voce dell'uomo è più profonda. Le donne hanno il seno. E gli uomini hanno lunghi peli sul viso, come questo indiano che ha i baffi più lunghi del mondo. Ma le prestazioni del cervello maschile e di quello femminile sono altrettanto diverse? Ci sono certamente più uomini che donne disposti a rischiare per il semplice gusto di farlo. Ad esempio facendo bungee jumping al volante di un'automobile. Ma stabilire con certezza quali differenze ci sono tra il cervello maschile e quello femminile è molto difficile. Fino a che punto quelle che si osservano riflettono una differenza biologica di base piuttosto che l'educazione o altre esperienze? Proprio oggi che le donne si dimostrano perfettamente all'altezza di compiti un tempo considerati maschili e viceversa, alcune ricerche cominciano a mostrare che già alla nascita il cervello è stato in qualche misura influenzato dagli stessi ormoni che hanno plasmato il resto del corpo. Le nuove tecnologie per osservare l'attività cerebrale hanno rivelato come, per eseguire gli stessi compiti, il cervello maschile e quello femminile utilizzano spesso regioni diverse. In questi test verbali, ad esempio, nel cervello maschile è attivo solo l'emisfero sinistro. In quello femminile è invece attivo anche il destro, cosa che dimostra un maggiore coinvolgimento delle emozioni, oltre che della ragione. Test psicologici condotti cercando di eliminare per quanto possibile il peso delle esperienze e dei pregiudizi hanno infatti dimostrato che alcune differenze esistono davvero. Gli uomini sembrano più dotati nell'esecuzione di compiti di tipo spaziale. Ritrovano ad esempio la strada soprattutto creandosi delle mappe mentali, mentre le donne lo fanno ricordando punti caratteristici. In alcuni esperimenti di orientamento i ricercatori sono riusciti a portare fuori strada le donne cambiando i punti di riferimento lungo il percorso e gli uomini alterando le distanze tra un punto di riferimento e l'altro. Gli uomini sembrano possedere migliori capacità di elaborare complesse strategie e costituiscono ancora oggi il 98% degli scacchisti professionisti. Si rivelano migliori anche in alcuni tipi di abilità motoria come la guida di un'automobile o la precisione nella mira. Le donne sono invece più veloci nel riconoscimento di oggetti, nell'esecuzione di lavori manuali di precisione e sono più brave nell'indovinare le espressioni su un volto. Ma sono soprattutto più dotate nell'uso del linguaggio che padroneggiano prima dei loro coetanei maschi. Più discutibile è stabilire se per gli uomini sia un vantaggio essere più aggressivi o più facilmente addestrabili a svolgere compiti anche bizzarri, come questi guardiani in un magazzino delle Filippine che per abituarsi a stare dritti a tavola devono imparare a tenere una banana sulla testa. Che queste differenze siano dovute proprio all'azione degli ormoni è stato confermato dallo studio di bambine che durante la vita fetale sono state esposte a un eccesso di ormoni maschili. Sono più irruente e aggressive, scelgono più spesso le pistole giocattolo delle bambole e hanno abilità spaziali di livello maschile. Allo stesso modo, i bambini affetti da una sindrome che li ha resi meno sensibili agli effetti del testosterone imparano a parlare prima e meglio, ma sono meno bravi nei compiti che richiedono abilità spaziali. Ma quanto sono grandi queste differenze? Non molto. I risultati ottenuti ai test da gruppi di uomini e di donne si sovrappongono notevolmente. Ad essere leggermente diverse sono le medie tra i risultati di ogni gruppo. È insomma facilissimo trovare donne che superano la maggior parte degli uomini nei compiti maschili e viceversa. In generale, le differenze sembrano concentrarsi nelle modalità di esplicazione più che nell'intelligenza in sé. Ma perché allora i corpi sono tanto più diversi? Perché il nostro cervello è un organo progettato per essere flessibile? La strategia della nostra specie è infatti l'adattabilità culturale. Maschi o femmine, più di quello che sappiamo fare istintivamente, è importante quello che di nuovo possiamo imparare. Bene, chiudiamo qui questa puntata e anche questo ciclo autunnale di Superquark, ringraziandovi per averci sempre seguiti così numerosi. Noi torneremo probabilmente agli inizi di marzo per un nuovo ciclo primaverile. Ma nel frattempo, a partire dal 9 gennaio, andrà in onda un grande programma dedicato all'astronomia,
sul quale stiamo lavorando da molto tempo. Saranno 8 serate, sempre il venerdì, in cui viaggeremo nel cosmo su un'immaginaria astronave in assenza di gravità, visiteremo i pianeti del Sistema Solare, atterreremo su comete, su asteroidi, entreremo dentro il Sole e poi viaggeremo tra le stelle e le galassie fino ai buchi neri. Vi aspettiamo quindi per questo viaggio nel cosmo a partire dal 9 gennaio, venerdì. Per ora arrivederci a tutti e naturalmente buon Natale. Mangiare in modo nutriente e equilibrato fa bene al bambino, lo mantiene in salute e assicura una sua crescita adeguata. Ma un eccesso di alimentazione, sin dalla prima infanzia, porta all'obesità. Oltre 1 milione di bambini in Italia soffrono di problemi di sovrappeso e di obesità dovuti a un'alimentazione eccessiva rispetto alle necessità. Se avete un dubbio, consultate il vostro medico.